Buongiorno, ben ritrovati per una nuova puntata di 7 in punto. Questa mattina sono contenta di avere con me Christian Barzasi. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Grazie. Christian Barzasi è un avvocato, è il presidente della Fondazione Giovani Leoni che lui stesso ha fondato e ci è venuto a raccontare una storia che parte da una sua vicenda personale e come spesso accade è diventata stimolo questa vicenda personale per dare una mano e dare un aiuto a tante altre famiglie che si trovano a vivere la stessa esperienza. È un'esperienza molto dura quella che è toccata alla famiglia Barzasi, perché quando ha avuto il suo secondogenito, ha scoperto che aveva una malattia che si chiama tetraparesi spastico distonica, che in realtà è dovuta ad un trauma durante il parto. E da lì è iniziata un'avventura che continua anche ai nostri giorni e una scoperta di tutto un mondo e una realtà di difficoltà per tante famiglie che si trovano a fare lo stesso percorso. E di qui appunto anche l'attività della Fondazione. Ma facciamo raccontare a lui questa storia che parte un po' come una storia, anzi decisamente come una storia triste, ma è soprattutto una storia di amore, di condivisione, di coraggio, di perseveranza e anche di risultati che piano piano sono arrivati. Così, avvocato. Sì, sicuro, è proprio così. La fondazione nacque peraltro un anno prima della nascita di mio figlio. In quel momento della mia vita tutto mi sorrideva, ero sposato, avevo già una bimba, avevo un'azienda, la professione, la salute e con mio fratello peraltro in quel momento decidemmo di costituire una onlus per aiutare dei bambini con difficoltà, perché avevamo già intuito che è una gioia immensa avere un bambino ed averlo sano. Poi io lo dico sempre, anche se... Quindi volevate in qualche modo ringraziare di questa gioia che vi era arrivata di una figlia che stava crescendo, che vi dava tante soddisfazioni. Assolutamente, assolutamente. Stando vicino a chi invece magari si trovava ad avere altri problemi. Proprio così. Ci sentivamo in dovere, da un punto di vista morale, di aiutare appunto queste persone che non conoscevamo, perché facevamo delle donazioni ad altre istituzioni che facevano quello per vocazione diretta e quindi di fatto destinavamo una parte dei nostri guadagni per poter aiutare persone che non conoscevamo. Ci sentivamo proprio in dovere di fare questo. Quindi avete costituito l'associazione, la fondazione e dopo un anno è nato Riccardo. Dopo un anno è nato Riccardo, la Divina Provvidenza mi ha fatto questo regalo, un regalo che nessuno probabilmente chiederebbe, ma che poi ti arriva quando meno te l'aspetti. Quindi si passa dalla gioia enorme dell'attesa di un secondogenito fino ad arrivare, come diceva lei prima, a dei momenti drammatici del momento della nascita, dove, io lo ricorderò sempre, l'infermiera uscì dalla sala parto, intanto mi fece entrare dal corridoio, mi dice venga, si segga, e già qui intuì che c'era qualcosa che non andava. E mi disse, guardi, stiamo cercando di rianimare sua moglie. E non mi parlava del bambino. Io la prima domanda è, il bambino, scusi, il bambino pure, stiamo cercando di farlo respirare. Lì sono dei momenti terribili, io ero solo, era piena notte, l'unica cosa è stato pregare tanto Maria, Rosario e i santi a cui sono devoto. E devo dire che mi hanno ascoltato, perché Riccardo è stato rianimato nei primi 5-6 minuti, poi d'urgenza è stato trasportato all'ospedale di Padova, dove hanno fatto delle cure particolari, e mia moglie invece ha avuto una trafila un po' più lunga, perché è rimasta in rianimazione diverse ore in pericolo tra la vita e la morte. Ecco, devo dire che già questo, già vivere un momento come questo e superarlo e trovare la forza di reagire, di darsi la forza di star vicino al bambino, di star vicino a sua moglie e anche ai familiari che probabilmente appunto a loro volta subiscono un trauma da queste, perché le aspettative di tutti ovviamente sono quelle di vedere una mamma che arriva all'ospedale, funziona tutto bene,
bene, il bambino è sano, in questo caso una situazione di tragedia doppia, la moglie in pericolo di vita, tra l'altro anche il travaglio, mi diceva, era stato particolarmente traumatico, perché lei aveva avuto una sorta di... aveva avuto un episodio quasi di epilessia sostanzialmente prima del travaglio. E quindi è stata proprio una corsa contro il tempo ad arrivare all'ospedale con tanta speranza che si è infranta così. Da quei giorni poi che cosa è successo? Che cos'è che è cambiato dentro di lei e cosa le ha dato la forza di pensare alla sua famiglia e anche ad altri bambini? Il percorso nel frattempo è durato 4 anni e mezzo, quindi Adesso Riccardo ha 4 anni e mezzo. Sì. È un bellissimo bambino, oggi sorridente, intelligentissimo, sebbene le sue attuali abilità motorie siano molto limitate perché non cammina, non parla, non gattona ancora. Però quello che vorrei dire che è importante per tutte le famiglie che si trovano nella nostra situazione o analoga è che noi abbiamo guardato sempre Riccardo come nostro figlio, come il nostro bambino. Un bambino che è uscito dall'ospedale... Ce lo racconti lei questo momento, questa gioia che appunto, nonostante questa comunicazione traumatica, quando ha potuto incontrare suo figlio per la prima volta, vedere che entrambi erano vivi? Sì, decisamente. Io Riccardo sono andato a vederlo alla notte, in realtà, perché sono rimasto tutto il giorno da mia moglie, che era in pericolo di vita, e lui era già ricoverato in ipotermia, lo avevano abbassato le sue funzioni vitali al minimo, quindi aveva dei farmaci, per cui non era vigile, e lo è stato così per 3 giorni. Quindi io andavo in questo riparto di terapia intensiva a Padova da solo perché mia moglie era di là, e anche questa è una cosa che ricorderò sempre, c'erano questi 20-24 bambini tutti in pericolo tra la vita e la morte, dove ogni secondo la loro vita poteva virare in un senso e nell'altro, e c'erano spesso uno dei due genitori che andava a trovarli con una lacrima, che piangeva in silenzio, che li guardava, che gli parlava, e anch'io con mio figlio la stessa cosa, fino al 4º giorno, quando anche mia moglie è stata, oserei dire miracolosamente, si è ripresa velocissimamente, la prima cosa che ha voluto fare è stata essere caricata in macchina e venire a vedere Riccardo, e Riccardo aveva gli occhi aperti. Per noi è stata una gioia immensa, ricorderò sempre, gli abbiamo dato un bacio sulla testina, malgrado tutti i fili, tutti i macchinari che aveva, e Riccardo ha tremato dalla paura. Questa è una cosa che ricorderò sempre, di come un bacio, che è il gesto per antonomasia dell'amore, e un bambino che ormai a 4 giorni di vita non conosceva un bacio e l'abbraccio dei suoi genitori. Quindi queste sono cose che ti segnano profondamente. È un legame particolare e più forte che si crea. Tutti i figli sono uguali per i genitori, ovviamente questo sarà così anche per voi, senza dubbio, però la fragilità appunto di un bambino così già di per sé, per definizione, diciamo così, un bambino è fragile e indifeso, ma quando un bambino subisce un trauma così pesante lo si guarda sapendo già che sarà una fragilità che si porterà molto, molto a lungo. Ecco, voi non vi siete per niente persi d'animo, avete messo in discussione tutta la vostra vita, tutta la vostra esistenza per questo bambino, alla ricerca proprio di una strada che lo conducesse il più lontano possibile e il più avanti possibile nelle sue capacità. E ci racconti lei com'è andata? Allora, i primi 8-10 mesi di vita fai fatica a capire cosa ti è successo, è la verità. È molto difficile perché le visite, le diagnosi, sebbene era chiaro fin dall'inizio che c'erano stati dei danni cerebrali, ma non era chiara l'entità, non era chiaro... Dei danni cerebrali dovuti alla mancanza di ossigeno. Esattamente. Però, malgrado le risonanze, alcuni bambini con lo stesso danno possono poi essere senza alcuna conseguenza, ed altri, come nel caso di Riccardo, così non lo è. Io ringrazierò per tutta la vita una dottoressa che ci dette la diagnosi, perché nessuno ce la dava, parlavano di ritardo dello sviluppo, parlavano di altri termini molto più dolci, diciamo, però poi questa dottoressa invece in maniera brutale era il 23 dicembre 2014, quindi la vigilia di Natale, io mi ricorderò sempre, guarda i documenti, ci disse: ma che volete che vi dica? Avevo una cartella clinica alta così. Gli faccio: dottoressa, ci dica la sua opinione, siamo qui per questo. Ma guardi, vostro figlio ha una tetraparesi spastico distonica, mi fa pure così con le mani, io neanche sapevo che volesse dire. E per consolarci ci disse: ma non preoccupatevi, con le carrozzine elettriche, con i computer si fa miracoli. Io ho guardato mia moglie che non svenisse la prima cosa, perché io stesso mi sono raggelato.
E da lì ho pensato, no, guarda, può darsi che sarà così la vita di mio figlio, lo accetto perché non dipende da me. Però i miracoli a casa mia non sono una carrozzina elettrica ed un computer per parlare con gli occhi, i miracoli sono altri a cui credo. E da lì è iniziata la ricerca, perché capisci che cosa non è giusto per tuo figlio, come quando ti propongono delle tipologie di terapie che vanno nel senso contrario rispetto a quello di fargli acquisire delle abilità, però non sai che cosa fare. E ti metti a cercare, a leggere, a studiare. Oggi il web su questo aiuta, cerchi in inglese, dici guardiamo in tutto il mondo e ti si aprono degli universi nuovi, totalmente ignorati. Metodi, perché di solito sono dei metodi inventati da una persona, magari seguiti ormai anche da 70, 80, 100 anni, ognuno con le sue caratteristiche, e cerchi di capire qual è il più adatto a tuo figlio, perché un metodo può andare bene per il 50% delle persone, ma se non va bene per tuo figlio ti interessa poco. La nostra ricerca di fatto è durata 2 anni, quasi 2 anni e mezzo, fino a che, ed anche qui, sono certi passaggi che sono scanditi nella vita quando meno te l'aspetti. Il Signore oggi comunica con i mezzi moderni, e nel mio caso ha comunicato con un'email dove Amazon mi suggeriva una lettura, che erano i libri di Norman Doidge. Certe volte questo logaritmo. Cioè, è un'intelligenza che lo guida. Aiuta. Lessi questi 2 libri, li ordinai su Amazon, e mi arrivarono in 2 giorni col Prime, ed erano Il cervello infinito e Le guarigioni del cervello, e parlavano di come con la neuroplasticità di fatto il cervello possa guarire dalle più svariate tipologie di problematiche, quindi non solo un danno come quello di Riccardo. Nel secondo libro invece indicava una serie di metodi all'avanguardia per cercare di aiutare il cervello a guarire. Era agosto, lessi di questa clinica in California che proseguiva il lavoro fatto dal grande Moshe Feldenkrais. Lui era un grandissimo scienziato, un fisico nucleare, il quale banalmente si infortunò un ginocchio e parliamo degli anni 40, le operazioni non erano una cosa così comune come oggi, iniziò di fatto nella sua immobilità a letto a sperimentare che con una serie di movimenti lui riusciva a fare arrivare dei segnali al cervello per poter ricalibrare l'utilizzo del suo corpo. Ma dei movimenti impercettibili, dolci, una cosa quasi impensata. E lui racconta un aneddoto che è semplice e fa capire questa cosa. Poi con i mesi mi ristabilì, camminai, e un giorno scivolai su una pozzanghera e mi infortunai il ginocchio, che non era infortunato. Fui preoccupatissimo perché pensai il giorno dopo come farò mai ad alzarmi dal letto a camminare. Quando si alzò, il ginocchio invece infortunato era normale. Quindi da un giorno all'altro il suo corpo pesantemente danneggiato, aveva rotto i legamenti crociati, i menischi, riusciva a camminare normalmente. E quindi da lì lui capì che bisognava trovare una maniera per ricablare le mappe mentali che governano il processo motorio. Partimmo quindi dopo 2 settimane per la California. Mamma mia, avete lasciato tutto. Abbiamo lasciato tutto. L'impresa, la figlia, l'altra figlia è venuta con voi. Mia figlia è venuta con noi, si è trovata a frequentare un asilo americano da un giorno all'altro, quindi dai suoi amici italiani a quello americano. Ed abbiamo vissuto 2 mesi veramente straordinari, dove ogni giorno Riccardo imparava qualcosa di nuovo. Questa per noi è stata una rivoluzione con... io oserei dire veramente dei movimenti estremamente dolci e delicati, sembrava non facessero nulla. Riccardo era a suo agio, anche questo è molto importante, non piangeva, era tranquillo. Non veniva addormentato con movimenti, macchinari, cose strane. Assolutamente, anche questa è un'altra delle caratteristiche. Spesso i primi giorni faceva le lezioni, come si dice nel metodo Feldenkrais, in braccio alla mamma. E anche questa è una cosa molto bella da capire, perché questo rapporto tra questo bambino che comunque ha delle difficoltà ma che si sente protetto nel suo nido, protetto dalla mamma, e questo insegnante che pian pianino gli muove il ginocchio, gli muove la mano, gli muove la spalla, è lui che poi dopo te lo ritrovi che striscia sulla schiena, che non l'aveva mai fatto in 2 anni, da un giorno all'altro, piuttosto che fa qualche versetto nuovo. È stato veramente un progredire in questi 2 mesi importante. Tanto che decidemmo, ora torniamo a casa, facciamo un visto, ci trasferiamo in California, e così facemmo. Poi però devo dire che nell'arco dell'anno successivo, sebbene ci siano stati dei continui miglioramenti, ma non nella maniera tale che noi ci attendevamo.
perché come ho detto prima, io Riccardo l'ho visto sempre nei miei sogni, nei miei pensieri, come un bambino che corre e che parla, quindi per me quello è Riccardo da grande. Che bello. È bello sapere che lei ha questa immagine di suo figlio e sono sicura che ce la farete perché vedo che avete un atteggiamento così positivo, così... Non ho sentito mai nelle sue parole un accenno di negatività, ecco. Avete sempre preso la cosa con uno spirito veramente di bontà quasi, di lato buono della cosa. Tutte certo. Le cose che poteva darvi di buono finora, da quello che ho sentito, avete cercato di usarle come una specie di grimaldello per far andare avanti sicuro. Il vostro sogno. Come dicevo, Riccardo fino a 4-5 mesi non piangeva, fino a 8 mesi non ha mai sorriso, poi penso vedremo il contributo, è un bambino, lo vorrei chiamare... Sì, lo stiamo vedendo mentre lei parla. Io non lo vedevo. Poi lo vediamo anche intero questo video, poi lo lanciamo perché è anche proprio bello seguire anche l'emozione di questo video. Sì, diceva? È il bambino del sorriso, oserei dire, perché un bambino così allegro, così sorridente, appunto fino a 8 mesi non sapeva cos'era un sorriso. Per questo che l'importante... Non sapeva come farlo. Non riusciva, non sapeva, non lo so, non sorrideva. Malgrado noi, come abbia detto lei, abbiamo sempre guardato le cose positive di questa storia. Perché, come dicevo prima, nella mia vita la mia vita sarebbe stata vuota senza questa esperienza. Non avrei mai capito l'importanza di una carezza, appunto di un sorriso, di un pianto, di un capriccio magari dell'altra bambina. Ma vedere la mattina quando accompagno mia figlia a scuola, che mi racconta 7 anni della sua giornata, delle aspettative. Come vedere si questo, chiama l'altra figlia? Si chiama Veronica. Veronica, che salutiamo, sì, perché anche lei è protagonista. Ciao Veronica, ciao il mio. Vedere la gioia dipinta negli occhi di un bambino, ieri che abbiamo fatto l'albero di Natale, vedere Riccardo che guardava quest'albero con le palline colorate, è proprio la cosa più bella che ci sia al mondo, ti apre il cuore. Questo un po' poi dopo anche arriveremo allo scopo della fondazione, di certo. Poter trasmettere questa nostra esperienza, questo comunque patrimonio di conoscenza che abbiamo accumulato in tanto tempo, noi vogliamo metterlo a disposizione di quante più persone possibili. Poi ognuno sarà libero, se in che termini, di decidere di approfondire. Adesso parliamo di questo che non è un aspetto secondario di questa storia, perché è ovvio che avete sentito il signor Christian Varzazzi ha lasciato il suo lavoro, ha lasciato la sua vita, la sua casa, probabilmente tutto qua per sostenere questa spesa iniziale e anche poi per mantenere un anno e mezzo probabilmente senza lavorare, non so se lì ha trovato comunque un lavoro. No, lavorare in Italia a distanza. Lavorava a distanza, quindi penso che ne abbia avuto, abbia sofferto un po' il lavoro di questa situazione. E c'è chi magari non può nemmeno permettersi ovviamente di iniziare un percorso così che diventa costoso perché tutto sulle spalle dei privati, non c'è un sostegno del Servizio Sanitario Nazionale per questo tipo di terapie. E questo è il motivo per cui è nata questa fondazione, proprio perché nessun altro si trovi nelle vostre condizioni, no? Certo, io vorrei fare l'anello di congiunzione tra la California e l'Italia, perché poi decidemmo di tornare a casa. Io devo anche dire, mi chiedevo se realmente quello che avevo letto del Feldenkrais era solo letteratura o se effettivamente esisteva qualcuno che faceva ciò che fece Moshe Feldenkrais, o seppure magari era stato romanzato, perché poi te lo chiedi, è morto da 30 anni e non hai conosciuto diretti che sono stati in contatto con lui, sei stato in giro un po' dappertutto. E poi ho conosciuto invece Eilat Almagor, e qui è stata una rivoluzione. Qui in Italia, no? In Italia, a Strigara, di Sogliano al Rubicone, un paesino bellissimo nell'Appennino romagnolo, c'è un centro diretto da Simone Broccoli, è un centro di formazione Feldenkrais, uno di quelli che ci sono in Italia, dove Eilat tiene i suoi training da ormai più di 16 anni. E Eilat è stata in diretto contatto con Feldenkrais? Sì, sì, lei ha fatto la sua formazione proprio con Feldenkrais ad Amherst negli anni 80, a metà degli anni 80. E devo dire quindi che... si è dato anche una risposta, c'era qualcuno che effettivamente aveva preso l'eredità. Esiste. È una persona, come sempre nella mia vita, quando ho conosciuto delle persone straordinarie, estremamente semplice, umile, generosa, disponibile. È
una zia, una mamma, a seconda della differenza d'età che ognuno vorrebbe avere, credo, ed una professionista impareggiabile, veramente, la quale fin da subito, fin dalla prima lezione che ha avuto con Riccardo, sapendo il percorso che avevamo fatto e anche che eravamo stati tra i migliori al mondo di questo metodo, non dico tutti, ma li abbiamo provati realmente quasi tutti viaggiando in Germania, in Israele, in Svizzera, in Spagna, in Inghilterra, negli Stati Uniti, e lei stessa si è stupita dopo ogni lezione di quello che Riccardo imparava e poi ci ha detto: sto imparando tantissimo da vostro figlio, perché quello che io stessa in 30 anni, in più di 30 anni di esperienza, non avevo mai provato con vostro figlio, lo sto imparando e sto seguendo lui. Non gli sto dando la mia lezione pensando ora gli faccio muovere la gamba, ora gli faccio muovere il braccio, sto con lui. Questo è il riassunto di una cosa che sembra banale, ma che è la rivoluzione di come la insegna il Feldenkrais, di seguire l'allievo, quello che sta facendo in quel momento. Il Feldenkrais prevede di dare quel piccolo input che lo aiuta a fare quel passetto appena più in là, perché sono tante piccole gocce che assieme poi portano nel tempo un movimento fluido. Esattamente. Ma mi verrebbe da dire che questa signora ha visto il vostro sogno e probabilmente l'ha visto riflesso anche negli occhi di Riccardo, perché forse sì. Anche Riccardo si immagina a correre su un prato, sì. e ci sta andando piano piano, no? Sì, in quella direzione. Io vorrei anche con l'aiuto della regia vedere questo video per intero, sentirlo, proprio per provare un po' a entrare ancora di più, anche se devo dire che il signor Christian ci ha già fatto emozionare moltissimo fino ad ora, però per entrare ancora di più in questa storia e in questa emozione. Vediamo. Out of the places, this is where I go. They took me down to the lovely places, and this is where I go. My heart's not quiet in this race, I want it all to be slow. We believe that what we do is we work with movement to improve the ability of the child to learn. We actually help the children to feel what happened to them and to improve their behavior, to improve the organization of their brain from where they are. We work with what the child can do and not what the child cannot do. È una storia di visioni, diciamo così, più che di sogni, perché anche questo video si chiude con una visione di quello che potrà essere il futuro, quando il cervello potrà guarire. E questo è proprio quello che questo metodo si propone e che anche la vostra fondazione si propone. Assolutamente. Con mia moglie, che è la colonna portante della famiglia, come tutte le mogli, è la gentilezza, e mentre io sono magari l'irruenza, sono la costanza, ci vogliono tutte e due. E siamo giustamente marito e moglie, quindi ci siamo complementari. Ci siamo domandati spesso cosa potevamo fare per gli altri bambini, perché quando siamo stati tra gli ospedali, in cliniche, abbiamo visto tanti bambini presi molto peggio di Riccardo, o li abbiamo visti altrove per la strada, e spessissimo preghiamo per gli altri bambini. E quindi ci siamo detti: dobbiamo rendere pubblica intanto la nostra storia, che non è facile, è il primo passo, perché comunque sei geloso della tua privacy, della tua famiglia, dei tuoi figli minori anche, però ci siamo sentiti in dovere di farlo con il destino, con il Signore che ci ha dato tanto, perché lei ha detto: io ho avuto anche le disponibilità economiche per affrontare queste spese, in molti non le hanno, e quindi abbiamo deciso di rompere questa cortina e di proiettarci al di fuori della nostra casa, della nostra famiglia, del nostro mondo, e di cercare di parlare con quante più persone possibile. Abbiamo creato questo video, ci sono tante altre iniziative che stiamo preparando per creare conoscenza. Questo intanto è il primo tassello fondamentale, perché uscire dall'ignoranza nel senso nobile del termine, della mancata conoscenza di alcune informazioni, ti può dare la possibilità, come ho detto prima, di scegliere, che è anche un po' un'analogia con il Feldenkrais, che ti insegna a fare dei movimenti per poter scegliere se fare un movimento piuttosto che l'altro. È uguale
per quanto riguarda i genitori di questi bambini che spesso si trovano come noi, persi, non sai dove cercare, ti vengono solo chiuse delle porte in faccia, ed invece sapere che c'è una strada. Non è detto che sia la strada adatta a tutti, non è detto che funzioni per tutti, però di sicuro è un percorso dolce, delicato, a misura di bambino. È quello che ha detto Ilata, è importantissimo, sono poche parole, ma ogni parola ha un peso più grande di un macigno. Partiamo da quello che sa fare il bambino e non da quello che non sa fare. È inutile che io ad un bambino provo ad insegnare a star seduto se non sa fare altre cose prima. Prima di star seduto deve arrivare a rotolare, deve arrivare a strisciare, e dopo da lì naturalmente arriverà anche la posizione seduta. Se io ce lo metto invece così quasi all'improvviso, anzi creo in un bambino come Riccardo quantomeno, creo più spasticità perché il suo corpo non è pronto per star seduto, e quindi tu ce lo metti, l'unica maniera che il cervello ha di reagire è irrigidirsi per stare seduto. E quindi creare informazione. La seconda cosa, obiettivo ancora più... E stimola forse anche positivamente, no? Anche psicologicamente il bambino, perché non è costretto a vedere che non ce la fa, vede che lui ce la fa, e quindi la prossima volta ha più fiducia in se stesso. Certo, certo. L'apprendimento in un contesto piacevole, quello che dice lei è esattamente questo. Se il contesto è piacevole apprendo, se il contesto è di sofferenza, di essere costretto, di mancanza di piacere, magari anche se... Anche perché non lo mettiamo mai in conto, ma quando un bambino nasce già con delle difficoltà, il trauma di essere sottoposto a visite continue, sì, di essere manipolato da persone che non conosce, cioè lascia un segno, e spesso c'è un rifiuto ovviamente della figura anche del medico a un certo momento, perché come per tutti voglio dire, se dobbiamo essere sottoposti a visite continue a un certo momento ci stanchiamo, no? E così i bambini ovviamente, quindi questa è una figura diversa, è proprio tutto un approccio diverso, quasi non medico, insomma, sostanzialmente. Sicuro. Non è medico, perché è bene di dire anche questo. Il metodo Feldenkrais è un insegnamento, è qualificato come insegnamento, è riconosciuto in Italia, ma in tutto il mondo. Ci sono migliaia di insegnanti Feldenkrais nel mondo e centinaia in Italia. Ed infatti a me piace pensare che molti di questi bambini, in Italia ci sono 2.000 casi all'anno, circa 100.000 persone oggi hanno la paralisi cerebrale infantile. A più poi possiamo aggiungere quelli con la sindrome autistica, piuttosto che le malattie genetiche, piuttosto che lo stroke, quindi c'è una platea purtroppo di bambini che hanno bisogno, che potrebbero trarre dei giovamenti. Quanto costerebbe al servizio sanitario offrire questa cosa a tutti? Sono stati fatti degli studi che almeno 1 milione di euro a bambino è il costo che viene investito attualmente, di cui 2/3 alla fine del conto a carico della famiglia. Però pensiamo che spesso, come dicevamo prima, ci sono delle deformazioni, ci sono delle problematiche che subentrano, perché nel frattempo la condizione, sebbene non è una malattia progressiva, ma peggiora. Certo. Se invece migliora, ovviamente magari quell'intervento chirurgico non sarà necessario, piuttosto che quel tutore, piuttosto che quell'ausilio. Quindi ovviamente anche la tempestività è fondamentale. Prima si comincia e prima dai al bambino l'opportunità di non imparare degli schemi errati e di apprendere subito quelli corretti. Quindi. Ecco, siccome il tempo è volato veramente con lei questa mattina, siamo già alla conclusione di questa puntata, mi piacerebbe che in questo minuto e mezzo che rimane dicesse proprio quello che state facendo anche per gli altri, appunto, per fare in modo che sia sostenibile per tutti un po' questo percorso. Allora chiudo con un appello, quindi la Fondazione oggi, la sua missione è di rendere il metodo fruibile in maniera totalmente gratuita. Quindi in questa fase stiamo finanziando personalmente, noi con la nostra famiglia, con la nostra azienda, la fondazione, ma ci rivolgiamo anche agli ascoltatori, ma piuttosto che alle imprese, perché possono aiutarci in questa raccolta fondi. È una onlus e le finalità sono nobili, come avete capito, per poter aiutare i bambini. E poi ricordiamo che Feldenkrais aiuta anche gli sportivi, componenti del mondo dello spettacolo, a migliorare le prestazioni, quindi io chiedo, mi piacerebbe avere un testimonial. Mi piacerebbe che qualcuno del mondo dello sport, piuttosto che della musica, potesse aiutarci a fare questa raccolta fondi. Quindi questi due appelli, un ultimo alle istituzioni, come lei ha chiesto, la Regione Veneto è particolarmente all'avanguardia, mi piacerebbe che la nostra Regione ponesse a proprio carico queste spese e le rimborsasse per intero alle famiglie. Allora, Luca Zaia,
Avete sentito anche lei quello che è stato detto questa mattina? Vediamo se tra i tagli che arrivano in continuazione e quello che riusciamo a risparmiare possiamo dare una mano a queste famiglie. 100.000 non sono poche, insomma, famiglie in Italia, non sono tutte in Veneto, ma incidenza abbastanza alta in Veneto. Abbiamo chiuso, purtroppo non ho più neanche un secondo. Grazie veramente. Grazie. Di questa testimonianza, in bocca al lupo, e ci metteremo. Grazie. Anche noi alla caccia di un testimonial. Grazie. Grazie a voi anche di essere stati con noi, e buona giornata, arrivederci.